La Lega Nord si è astenuta sulla fiducia al governo sulla base di un solenne impegno preso dal presidente Letta di fronte al Parlamento per la realizzazione di riforme tempestive e incisive. Esse sono di grande urgenza anche rispetto ad alcuni decreti già in itinere come lo svuota carceri che riteniamo persino dannoso. Se quindi si andasse verso un rinvio delle riforme sarebbe una cosa inaccettabile a cui la Lega reagirebbe con decisione. Così il segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni, anche governatore della Regione Lombardia, proprio in questa veste ha partecipato ieri agli stati generali sulla ricerca e innovazione che si sono svolti a Palazzo Lombardia, un momento di confronto per fare il punto sul lavoro fatto sinora e sulle prospettive future. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Regione Lombardia e Consiglio Nazionale di Ricerche hanno sottoscritto 12 convenzioni operative riguardanti i progetti in ambito scientifico, energetico, ambientale, agroalimentare, aerospaziale. A tale scopo l'accordo prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per il biennio 2013-2014. In vista di Expo 2015, inoltre con Unioncamere, è stata firmata un'intesa per promuovere all'interno del Padiglione Italia le eccellenze lombarde sia durante l'esposizione universale sia nel periodo successivo. Occasione per entrambi gli accordi, gli stati generali della ricerca e dell'innovazione che ha visto riuniti a Palazzo Lombardia esponenti del mondo dell'imprenditoria, universitario, istituzionale e della società civile. In ricerca e innovazione possiamo e vogliamo essere competitivi, ha detto il governatore Roberto Maroni, che ha confermato l'impegno della regione sia su questo fronte sia su quello della lotta alla burocrazia che genera spesso costi e ritardi. Per questo si sta pensando a delle sperimentazioni da fare insieme alle categorie imprenditoriali per arrivare a delle zone a burocrazia zero. Si sono ricordati gli oltre 16 milioni già stanziati nei primi 100 giorni per la ricerca qui oggi, però si è anche detto che spesso si investe poco in Italia in ricerca perché è considerata più un costo. Quali sono le prossime mosse della regione? Noi vogliamo raddoppiare la percentuale di PIL lombardo in ricerca nei prossimi 5 anni, attualmente è 1,6%. E vogliamo portarlo al 3%, che vuol dire oltre 9 miliardi di euro. Un impegno forte giustificato dal fatto che l'investimento in ricerca e innovazione è uno dei fattori di attrattività degli investimenti esteri. Non possiamo competere con la maggior parte degli stati in Europa e nel mondo sul costo del lavoro, sulla burocrazia, sui tempi della giustizia. E possiamo però competere, la Lombardia vuole competere sul terreno della ricerca, per cui la giornata di oggi è una giornata importante perché si rifanno gli stati generali dopo 9 anni. Questo accordo col CNR, quindi cosa significa per lei? Va in questo senso, va nel senso di potenziare gli interventi, abbiamo stanziato 10 più 10 milioni per questo patto, perché l'investimento nella ricerca e nell'innovazione è non solo un aiuto alle imprese, ma un fattore di attrazione di investimenti che sono fondamentali per la nostra economia. Quasi la metà dei brevetti e il 50% delle imprese biotecnologiche sono in Lombardia, ha affermato l'assessore Mario Melazzini, per il quale la ricerca deve partire dall'industria per entrare nelle università. Soprattutto per cercare di confrontarsi e dare avvio a un nuovo modo, a un nuovo modello di sviluppo, soprattutto della ricerca, che è fare squadra, rendere partecipe maggiormente le nostre imprese, essere loro propositive di lavori, di sinergie con l'università e utilizzare anche le università come strumento proprio per cercare di fare squadra e trasferire a livello, diciamo, sia di prototipo ma poi anche di produzione quanto la ricerca può mettere in campo. È un momento nuovo, noi concretizziamo con dei progetti che abbiamo fatto con CNR ma con quanti altri attori abbiamo in corso, Fondazione Cariplo e non solo, e di conseguenza questo è solo l'inizio che sarà fatto su base regolare proprio per cercare di confrontarsi, ascoltare e mettere a patrimonio comune anche tutto quanto verrà messo a disposizione dei nostri ricercatori ma soprattutto delle imprese, perché noi dobbiamo favorire i nostri giovani, favorire l'occupazione, ma soprattutto con dei metodi chiari, ben precisi, soprattutto nella valutazione, premiando il merito, questo sarà proprio lo strumento per far sì che le persone valide siano trattenute sul nostro territorio. Ce ne sono tante.